Ciao ragazzi e bentornati, sono Manu e questo è Italy Made Easy. I've got some really great news for you. This is the start of a new series for intermediate to advanced students, and the series is called Italian Accelerator. And what it is, it's a series of interviews that I've made with my friends, and I'm going to associate a lesson with each interview, but let me explain how it works. So, these interviews are quite long, so I'll split them up into smaller sections, like 10-15 minutes each, and today you're going to watch the first one. Now, why is this good for you? This is going to take your Italian to the next level in a way that you've only been dreaming of. And I wish this was available for the languages that I'm learning, but it isn't. So, these interviews are the real deal. These are with my friends, so we speak at the natural speed, we speak with slang, we speak with a little bit of an accent. It's the way Italians will speak when you go to Italy. So these interviews are not scripted, totally different from the material that you've been working on with your books, if you're at university or in a course. Those things are scripted and they're spoken in a slower way. Let's see how you do with the real thing. Now, it's a bit scary, but the way it's gonna work is each interview is going to be subtitled in Italian. So, for example, today you'll watch this little interview, the first section, and you'll be able to watch it and just see if you understand or how much you understand. And then you can activate subtitles and make more sense and work on it for a whole week. And this is what I recommend you do. Watch it over and over again until you get an idea of what's going on. Then, in the following video, which right now would be next week, but if you're watching this at a different time, it's already available. I'm going to be here in my studio recording a lesson where I explain to you in your language what happened in that first video. So if me or my friend said something that it's slangy or that it's particularly difficult or whatever we use, I will explain to you how you can use it too. So if you use a phrase, if you use some idiomatic expression, some really colloquial expression, you will learn everything. So you will pretty soon become more conversational, which is, I assume, your dream with Italian. So that's it for now. Enjoy today's interview, and I will see you in the next lesson. Ciao ciao, un saluto, un bacio. Mia cara, bellissima. Che bello Ciao. rivederti. Senti, allora, per Sì, chi non ti conosce, puoi dirci qualcosa di te, come ti chiami, di dove sei, che lavoro fai, queste cose qua? allora, mi chiamo Rosella Zocchendu, che è un cognome abbastanza tipico della Sardegna. Vengo dalla Sardegna, abito in Sardegna e al momento sono insegnante principalmente. Insegnante, che tipo di insegnante? A che livello, che scuola? Insegno alle scuole superiori, ho una cattedra divisa. Sto insegnando in un liceo e quindi insegno letteratura inglese, e dall'altra parte insegno all'istituto alberghiero e quindi insegno cucina e ricevimento. Cucina e ricevimento in inglese o cucina e ricevimento punto? Sì, no, in inglese, in Ah, inglese. ok. Sì, il corso di inglese per gli Ah, addetti, sì. per chi deve andare a lavorare in cucina e per chi sta studiando per il ricevimento. Ah, sai che Senti. anch'io l'ho fatto questo lavoro. Vai. Anch'io ho insegnato a un alberghiero e ho fatto inglese per ricevimento. Sì, che Dai. simpatia. Sono, sì. Quindi, ok, Sono due belle sfide. perché? Perché dici ciò? Perché nella scuola alberghiera c'è un sacco di vocabolario tecnico da imparare, anche per me. Anche per te, ok. E anche per me, sì. E poi mi scontro con un livello molto basso di ambizione. E quindi so, per me il turismo, specialmente in Sardegna, specialmente nella provincia di Oristano, che ha solo quello, Il massimo, sì. dovrebbe essere sì, il massimo. E l'inglese è il massimo dell'ambizione che possono mettersi questi studenti adesso a livello di diploma. E invece non ce l'hanno questa ambizione. E se io gli chiedo quel passetto in più, mi dicono, va bene lo stesso. Così. E quindi lì mi scontro sempre, sono un po' strega. Ok, Però ah, quindi sì, sei però professoressa cattiva.
sono abbastanza cattiva. Ma stronza o solo Ma non. cattiva? Pure un po' Pure un stronza, po' stronza. perché. Perché, vabbè, ma io non tollero certe cose, No, quindi lo so, ti non. capisco, ti No, capisco, non sì. le tollero, non le tollero. E quindi se io ti correggo sulle basi, tipo reception, non mi puoi dire reception, come dicono tutti gli italiani. Stai studiando per diventare receptionist, porca miseria, imparalo, almeno receptionist, Almeno il tuo imparalo. lavoro. Sì. E Ah, quindi. quindi. Invece dall'altra parte è una scuola privata Beh, e quindi dai, il livello sarà ho. buono. Il livello è buono, il livello anche di educazione è buono, il livello di partenza è anche buono, cultura generale. Educazione nel senso Lì, di istruzione o di maniere? Ok. di maniere, il livello di istruzione è buono per quello che gli può dare la scuola, è meno buono, a volte anche scarso, per quello che gli può dare tutto quello che non gli dà la scuola, perché lì la mancanza di ambizione la vedo, ma per tutto ciò che esula dal diploma. Dagli studi stretti e quindi non sanno la capitale del Canada, non sanno chi è il ministro dell'educazione, non sanno, non lo so, le cose più cos'è l'UNESCO, cose di cultura generale. Siccome la scuola non te le dice, Non le allora loro si sanno. sentono esonerate, esatto, dal dovere di saperle. Così. I giovani d'oggi, quando faccio questi discorsi, mi sento molto vecchia, I giovani però do... Beh, allora, i giovani. l'età già l'hai detta, che tanto non è un segreto perché se siamo... Ah, no, 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 non abbiamo ancora detto come ci siamo conosciuti. No, Quindi... ci siamo conosciuti a Trieste, all'università, la scuola per interpreti, e ci siamo conosciuti anche per caso, perché io ho 2 anni più di te, remember, o forse uno. Io ho 40 anni, ne faccio E io a 41. settembre 40. Ah, ok, Quindi io 41, un anno di quindi un anno più. differenza. Però aspetta, Sì. adesso che che mi racconterai questa storia, t'avverto, io ho la mente di un lombrico col tumore al cervello. Quindi probabilmente non mi ricordo questo bellissimo aneddoto di come ci siamo conosciuti. Quindi dimmelo perché No, no, no. mi illuminerai di mezzo. Guarda, mi dispiace deluderti, ma non mi ricordo come eri vestito, questo non me lo Ok. ricordo. No, no, stavo solo dicendo che tra il diploma e l'università io ho fatto 2 anni a Londra, Yes, ragione per cui non mi ricordo. sono iscritta con quelli della mia età, ma 2 anni più tardi. Ma io uno più tardi, perché io ho fatto un anno alla Sapienza. Ah, e come poi cambiate idea? No, ho fatto un anno alla Sapienza perché feci l'esame di ammissione a Trieste l'anno dopo le superiori, non mi presero per ripiego e per non fare il militare, perché all'epoca era obbligatorio, Bellissimo. mi iscrissi alla Sapienza facendo quello che non mi andava, cioè lingue e letterature straniere. Ho fatto il primo anno per poi riprovare a Trieste, mi hanno preso e quindi ho abbandonato tutto. E il segreto che tutti voi rosicavate, che io non ho fatto un esame odioso che voi tutti avete fatto, oh, oddio, tipo relazioni internazionali? Era un esame, relazioni internazionali? Diritto delle comunità europee? C'era un esame che tutti C'era avete qualche. un esame che tutti avete fatto e io me lo sono scontato perché mi scalai un esame della Sapienza. Era un esame odioso, non mi ricordo che cos'era, sì. Comunque. Non. Di tutte quelle cose, non veramente, non so quanto mi ricordo degli esami di teoria. Ho pochissima. Sì, mi sembra di aver fatto all'università senza consapevolezza. Vabbè, ma è Proprio. normale, come i tuoi studenti. Possesso del dovere, Come i tuoi sì, studenti di come i adesso, miei ancora più studenti, piccoli. esattamente, Esatto, certo. esattamente, Sì. sì.